Ciao a tutti ragazzoli e bentornati con un bed and breakfast a Caselle Torinese. E mi direte come mai? Perché qui c'è l'aeroporto, sto andando giù a Napoli ragazzi, starò 6 giorni circa. C'è anche la tattoo convention, penso che andrò solo una giornata e poi mi girerò un po' a Napoli. Quindi arriveranno un sacco di altri video, non perdetevi i prossimi. Ma intanto iniziate a guardare questo. Siamo in questo bed and breakfast bellissimo di fronte all'aeroporto. Stanze tutte nuove, ci sono forse 3 stanze, molto piccolo. Anche perché sotto c'è praticamente, non ho capito se un concessionario, comunque un autolavaggio. Infatti siamo arrivati col tassista, non riuscivamo totalmente a trovare dove fosse sto posto perché non c'è scritto niente. Poi abbiamo chiesto, invece era proprio dentro questo concessionario, sopra, in poche parole. Molto carino, come vedete siamo proprio di fronte all'aeroporto. Abbiamo visto arrivare e andare via gli aerei tutta sera. Fortunatamente qui è tutto bello spesso, come potete vedere le finestre, una volta chiuso non si sente più niente, meno male, perché se no non avremmo dormito tutta notte. Abbiamo fatto un giro per il paesello qui ieri, che siamo andati a mangiare, abbiamo trovato un sushi random proprio buonissimo. Qui del bed and breakfast ci avevano consigliato di andare in una pizzeria che è tipo affiliata a loro, c'è anche uno sconto se siamo qui appunto ad alloggiare, ma era chiusa, tutto chiuso ieri, c'erano aperte solo 2 gelaterie e fortunatamente abbiamo trovato questo giapponese aperto, bellissimo ragazzi, dentro l'arredamento molto figo, tutto fatto un po' di vetri, di specchi, infatti devi andare avanti a tentoni, se no ci andavi dritto col muso su qualche parete. Cibo buono e niente ragazzi, ci vediamo direttamente dopo all'aeroporto. Sì, ci vengono a prendere il taxi perché andiamo, siamo proprio in centro. Beh, direi molto pieno Caselle, guarda qua. Nell'aeroporto ci siamo trovati di fronte a questa Lancia Delta HF integrale, una vettura lanciata nell'87 progettata per dominare il campionato del mondo rally. Ha gareggiato dall'88 al 93 ottenendo 5 titoli mondiali e 35 vittorie. Dalla parte opposta la Diatto tipo 30, prodotta nel 1925, un pezzo della storia automobilistica, prodotta da Diatto ancora sotto licenza Bugatti, ottenne numerosi podi nella competizione. Ragazzuoli, siamo entrati, controlli super fast, anche se siamo passati in una nuova macchina dove io avevo dimenticato la bottiglia. La mettono dentro a una roba e controllano, non serve neanche più toglierla. Top, figo, gentilissimi, velocissimo qui, vuoto, non c'è nessuno, abbiamo tipo 2 ore di più, mangiamo e via. Sarei un pensierino da portarmi sull'aereo, guarda che bello, mini jägerino. È una grande scelta qua, come non passare da Primark. Appena scoperto che Carcassas penso voglia dire cover, visto che è un negozio di cover. Finetta di boxer, mutande, reggiseni. Paninazzino alla caprese, 7,50 euro. E un'acqua, e la cosa figa del suo trolley che c'ha pure il porta bicchieri qua, che è comodissimo. Stiamo con questo ragazzi, arriviamo là in fretta. Il pavimento da casa, una piccola sala giochi qui, molto piccola. Niente ragazzuoli, io cos'è? L'ultima volta che ho preso un aereo, porca troia, era pochi mesi prima, un mese o due prima del Covid. Sono andato a Londra, non ho più preso aereo. C'è adesso il gate 15-16, due gate, non ho capito. Ci metteranno su 2 aerei divisi. Gate passato e niente. Ora dobbiamo aspettare ancora l'aeroplanino che non c'è ancora, credo. In questo punto ci siamo persi, non chiedetemi come, siamo saliti su questo ascensore insieme a quest'altra ragazza, siamo scesi e non c'era più nessuno, tutti gli altri davanti a noi erano svaniti, quindi decidiamo di andare un pezzo avanti e vediamo che siamo scesi dal lato sbagliato, alla fine decidiamo di tornare indietro e ci troviamo tutti gli altri sulle scale. Finalmente eravamo pronti al volo, ma la voce sexy della hostess ci ha distratto. Io ho piacere di lavorare con Laura, Miriam, nostra sicurezza. Ora, assicurati che la vostra cintura sia lacciata. Due uscite sono dietro l'ali. Two exits are the rear. Due uscite sono nella parte posteriore. Grande passo per l'uomo, passo per l'umanità. Ragazzoli, siamo atterrati. C'è venuto l'omino mentre recuperavamo la valigia e ci ha fatto un piccolo sondaggio per vedere la qualità. Atterraggio aeroporto, navetta da aereo a dentro l'aeroporto, che poi abbiamo fatto 5 metri. Volo è andato bene,
parte un paio di turbolenze, però tutto a posto. È durato pochissimo, sono arrivato anche tipo 5-10 minuti in anticipo. Infatti strano, cioè, io che ho sempre sfiga con i mezzi, arrivo sempre tardi, invece con questi sono arrivato anche in anticipo. Abbiamo preso lo bed and breakfast in centro, deve essere figo, poi proprio le viuzze. Comunque adesso quando arriviamo vi faccio sicuramente vedere. Parli di cappuccino, è vuota, l'hai presa? Sì, integrale vuota, iniziamo. Non è che potevo prendere un chilo a 5 minuti che ero arrivata già cosa vuoi. C'è uno scivolo per i bambini, una sedia a rotelle. No, c'è la Tattoo Convention in realtà, però sono venuti a fare un giro. A Rave non ci vado da quando ero giovane. Lì quelli. Mi diverte. Ma venerdì. Venerdì. Comunque complimenti, grazie, ti ringrazio. Anche voi ragazzi. Ah, lui qui? Sì, è lui. Ciao, dai, che passo. Come mai siete a Napoli? Beh, in realtà farò un giro, però c'è anche la Tattoo Convention in questi giorni. Quando inizia? Venerdì. Siamo venuti a fare un giro in generale. Ciao mi turistas. Io sono di Milano però vivo in Liguria adesso. Lei ad Aosta. Che è quello italiano che è morto adesso. Sì, Angelo che era tatuato tutto da Enrico. Mm-hmm. Mi sa che era americano. Ah, ok. Non americano era... di origine indiana. Prima ha fatto tipo tutti dei tatuaggi normali, poi si è fatto tutto nero completamente e adesso sta facendo magari o col bianco o coi colori sopra il nero. Che settimana fa qualcuno ha vinto, cos'è, 100 e passa milioni di euro, madonna. No, 101 milioni a Superenalotto. Sì, sì, madonna, cioè una cifra del genere. Un po' una leggenda metropolitana, nel senso in estate non conviene perché se poi entro un mesetto vai comunque al mare a fare il bagno, vai in piscina o stai sotto il sole, il problema è quello. Fare 100 quasi su 3 litri. Ah. Chi ci chiede 300, 400? Ma no, allora piccolo così di solito partono. Ma c'è 10 euro a lettera. No, allora. No, così adesso 80 no. L'uno, però 80, di solito sì. 80 non a lettera, 80 i tre nipoti, i nipoti sarebbe 80. Di norma ormai 80, cioè, 80, piccolo 80. Così parte a 80 euro di no. La mia tracklist, cioè io ho anche Mozart Bach. Era tipo un'associazione culturale a Marano, in provincia di Napoli. Sì. I ragazzi che stavano là, che erano tutti un po' comunisti, vecchio stampo, perché sto parlando di 25 anni fa, 26 certo, anni fa. Certo, sì. Quasi sì. Quasi lo prendevano a pomodori. Tanto siccome Franco Ricciardi nell'ambiente napoletano era una superstar, tu gli vai a fare il featuring. Hanno fatto una... curru guaglio è stata forte. Vabbè. Ah, poi il secondo già lasciava a desiderare. Diamo documento, caso non sto chiamando documento dove io da. Quelle erano bellissime, bellissime situazioni. Poi vale anche al vinile. Ma è un pezzo, 99 posto. Sì, sì, la musica indie italiana vale un casino. No, dipende dalle tutte, dalle stampe e dalle tirature. Io ho delle stampe che non valgono un cazzo, altre che valgono tantissimo. I 45 giri di cartone animati. Ce li ho. Tantissimi, tutti praticamente. Io calcolati che tra dischi, allora vinili ne avrò quasi 1000. I 45 giri non so neanche quanti ne ho, ne avrò 3000, 4000. Sì, sì, ce li ho ancora chiuse in una scatola. Ogni tanto, cioè, meno le schede non le volevo dar via. Però magari Pokémon o così, sì, mi sono messo a cercare un po' i valori, a segnare un po' i valori. Però poi quelle cambiano veramente. Cioè, sai, hanno quella righettina o quel puntino bianco che ti fa cambiare. Precise, precise, dovevano essere nuove senza l'orecchietto tutto. Sì, 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 no, no, ma proprio anche nuova senza proprio una riga. La stampa che veniva fatta originale a volte non era centrata al 1000x1000. Se una stampa non è fatta, no, almeno che lì non hanno fatto, esatto. No, almeno che anche non hanno. Franco Bolli, sapevo che erano uscito un Franco Bollo che era stato stampato male, quindi valeva proprio perché. No, io c'ho un 2 euro che vale 500 euro perché è stampato male. Esatto, si chiama fallo ad occhio di buco. Allora, Spacca Napoli, la vedi tutta qua, Forcella. No, già la piangi. Qua ci sta il Duomo Cattedrale, infatti questa è via Duomo. Sì. C'è via Tribunale, San Gregorio Armeno che dovete assolutamente vedere. Tutta roba che dovete fare a fine. Quelli che erano là. Ma ribadisco, è una cosa che dico. Cioè anche qua adesso sono tutti simpatici al momento. È al nord.
che arriva la gente di merda, ma anche quando si parla di stranieri. Cioè, io vedo anche i video della gente che gira in Africa, che gira in Marocco, sono tutte ultra gentili, là si aiutano in qualsiasi cosa, anche quando rimangono per strada. Cioè, si fermano in 10 per aiutare a cambiare una gomma, solo che da noi arriva invece solo la gente di merda. Quello era da fare. Taxi. Donna, mi vedi perché odio i trolli? E poi c'è la pagina Napoli grazie. Oh, bello. Benvenuto. Che belli, sì. Ah, minchia. Ah, ok, sì, sì. Belli. Domani verso le 3 penso che poi faccio venire il camioncino per andare a montare. Pure i premi qua li ho fatti io. E poi ti veniamo a salutare in congresso. Sì, no. Di solito la domenica c'è anche gente che non c'entra col mondo dei tatuaggi. Bellissimo. Grazie. Le palle, ma è l'idea. Ma poi io guarda, sono stato il primo in Italia insieme, sì, a un altro ragazzo, quindi ai tempi era una cosa nuova, non era mai successo nulla di brutto, diciamo. Negli anni invece successo, adesso in questi anni qualcuno che ha avuto problemi, ma si sono affidati a livello di vista, sì, che... qualcuno sì, o che ha avuto infezioni e giravano le foto, sì, problemi alla vista, qualcuno l'ha persa poi l'ha riacquistata dopo un po' di tempo. No, zero, non te lo fanno con la zero macchinetta dolore. Ti fanno 4-5 iniezioni con la siringa, ti fanno degli ti iniettano il colore con proprio gli aghi, quelli microscopici da insulina. Ti iniettano il colore in 3 giorni, una settimana, poi si espande da solo nella parte problemi. Bianca. Ho fatto 11 anni fa ormai, non ho mai avuto problemi e adesso... Scusa, però... il cornetto, sei a posto. Sì, appunto. Però, no, nel senso... Vabbè, a me l'ha fatto chi ha inventato la tecnica. Io, prima di tatuare gli occhi, avevo fatto anche il laser per correggere la vista. Siamo arrivati, dovrebbe essere al 47. Abbiamo conosciuto il ragazzo che vi ho fatto vedere, però abbiamo parlato già mezz'ora. Ed eravamo lì, appunto, perché, vabbè, Steel aveva... l'aveva conosciuto in convention a Roma, ha un sacco di roba artistica, di solito fa anche i premi e ha fatto anche i premi qua per la convention, becchieremo lì, aveva il suo piccolo studietto e adesso ne ha detto che si stava spostando e ci ha regalato anche un cornetto portafortuna. Ragazzuole, siamo appena arrivati, c'ho il fiatone, scusate, ma ho portato sulle 2 valigie, poi vi faccio vedere. Scale strette così, ripidissime, non c'è l'ascensore a 2 piani, però ovvio che qua l'ascensore non c'è in questi posti, non c'è spazio proprio fisico per costruirlo. Stanza molto carina, vabbè, praticamente è un bed and breakfast, quindi vabbè, abbiamo salotto, cucina condivise, poi abbiamo stanza, del bagiurone. Di vino. Sto io di qua, così palpo le tettine qua di me. Tu, ok, tu ti prendi la vendita, io prendo il dado. Ah, anche qua, vabbè, c'è un sacco di robe. Poi, entri anche in cucina nelle foto, avevo visto che c'erano delle robe. Stavo guardando che ci sono dei libri pure. Sicilia, top 10. E poi abbiamo questo bellissimo scorcio senza persiane e senza tende nere, così ci sarà luce già dal mattino. Vista. Niente, poi vi faccio vedere anche di là, che c'è anche il tipo balconcino terrazzino. Andiamo condiviso, ora, sì, vista. Adesso. Dov'è la luce bagno? Qua, vabbè, qua ce n'è una di luce, ma dovrebbe... Ah, c'è su bidet. Qua, altra luce, ok, specchietto, docciona, fonino, lavandino. Ah, cioè... Guardate qua il dettaglio, tutte le teste incollate. Fantastico. Aia, stavo schiantando contro la porta. Poi, prima girare, poi... No, prima tiri poi. No, ma ragazzi, non so cosa vedete qua perché c'è buio. Pura di picchiare la testa in giro. Questo cucinino, lì c'è la cucina, guardate qua. Sono artisti. Qua tutti nasi. Pulcinella. Quanto è bella. Guarda che figata. Bello, lì ci sono regole, wifi. Figo. E qui. Wow. Madonna, mi stavo ammazzando giù dal gradino. Ma che figo!
No, molto molto figo, raga. Guarda qua. Bello, ci sta sto terrazzino. E niente, siamo proprio in centro, a 300 metri c'è... Lo spacca Napoli, ma poi no, ha detto che c'era la chiesa, no, che cazzo era. Tutti gentilissimi, ultra carini fino adesso, raga, tutti top, veramente, giuro. Meglio che da noi, spesso, la gente ti guarda male, qua finora tutti chiedono... O ha piovuto o mi ha piovuto, no, sta piovendo, porca troia. Beh, adesso inizia a piovere, ovviamente. Siamo arrivati. C'era il sole fino a prima. Ci vediamo tra un po', usciamo, vi faccio vedere un po' cosa c'è. Le ripidissime. Io ho portato su due valigie grosse, più che non ci passavo perché sono sottili, oltre che, ma non tanto perché sono ripide. Tu non sai scendere. Dai, sono buona, c'ho l'impasti, tu non sai. Meno male che era lì perché qua c'era una fila di tasti. Poi cammini per strada e ci sono tutte queste cosine. Ah sì, beh, sopra ci sono anche le due foto dentro di... Bellissimo, guarda che cielo. No, figo, figo. Si incontra un amico, meno lei ha incontrato amici, sì, ma l'ho già visto, forse in qualche foto tua. Sì, abbiamo fatto le foto a Milano Marittimo, eravamo sempre a cena. Ah, okay, insieme. Okay. Sta facendo il video. Ti piace? Minchia, sì, sì. Porta nero, manco, però. Dai, liscia. Sarebbe la canzone del suonatore. Tu, mamma, mi crescito questo. Questo è il nuovo uomo. Adesso usciamo. Adesso usciamo con le robe in mano. C'è tutto top e pieno. Dicono che porta fortuna. Così. E niente, siamo finito qui. Questo posticino che ci ha consigliato il suo amico. Molto simpaticissimo, sono stato fino adesso a bere qualche birretto, ovviamente non ho fatto riprese. Il posto l'avete visto in quella vietta tutta piena di murali, se altro. E niente, alla fine io ho preso una genovese e un'altra birra. I gnocchi alla sorrentina, gnocchi, visto che tutti mi chiedono sono inglese, dico gnocchi. Qua a me ha consigliato una genovese che è qua. Dice poi lui piace un sacco, bella piena, adesso vediamo cosa sarà. Posto bello, comunque anche con tutte le lucine lì sopra così. Guarda che c'è i cornetti, tutte le cose combinate a no, vabbè. L'unica cosa è che adesso eravamo in quella vietta tutta ultra buia e qui c'è la luce della Madonna, infatti mi sto cercando. Ah, io devo fare te la vogliono vendere, io non la compro qui in assalto. Un bagno angolare. Mi piace. Madonna, guardate che bontà. Buono. I suoi raviolini. Buoni. Buoni. Carne, che c'è un sacco di anche cipolla, quindi girerò tutta notte e rutterò tutta notte. Io che faccio le foto. Ah, piaci, le... Non so cosa sia gli invaders, sembra una cosa aliena. Gli invaders. E niente ragazzi, siamo tornati, abbiamo mangiato pienissimi. Ci siamo veramente riempiti tutto, molto buono. Questa è stata la prima giornatina e siamo arrivati già tardi. Siamo usciti tardissimo. Non vi ho fatto vedere un po' di cose. Vabbè, prima eravamo con gente e non gente. Chissà cosa ci riserverà domani. Poi in Tattoo Convention credo che andremo, cioè venerdì, sabato, domenica, domani, giovedì. Quindi vediamo, domani iniziamo a girare un po' di posti, andiamo a vedere un po' di strade, andiamo a vedere un po' di cose turistiche. Ma è anche quello bello, ci sono un sacco di cose da vedere qua. Ragazzuoli, buonanotte, ci vediamo nel prossimo video. Si vede il Chuck. Mi è già partito da prima. Amma piglia tutto quello che è nostro.